tutti i sindaci, in cui è emerso con forza il ritardo con cui sta ripartendo la ricostruzione. Quindi c'è una domanda molto esplicita sia nei confronti del commissario che nei confronti del governo di ascoltare maggiormente e di affrontare con celerità sia per quello che riguarda penso anche a tutte le persone che lavorano alla ricostruzione, che sono tutti precari e quindi che andrebbe innanzitutto garantito una stabilità e una prospettiva, perché sono quelli che in questi anni hanno ricostruito, riconosciuto, così come c'è bisogno di sbloccare e accelerare le procedure per la ricostruzione. Questo lo dicono tutti, ma come? Credo che sarebbe importante fare anche norme specifiche che riconoscano la straordinarietà di questa situazione. Non è che puoi continuare ad avere norme ordinarie quando la situazione è straordinaria. E in più porsi il problema di come gli elementi fondamentali di ricostruzione di un territorio come questo sia quello di fare in modo che le persone non se ne vadano, quelli che sono temporaneamente andati via abbiano la condizione di poter ritornare. Questo vuol dire agire anche sui servizi sociali, sulle possibilità di lavoro. Credo che alla fine di questo giro, poi siamo rimasti d'accordo in questo modo, credo che ci muoveremo anche in accordo con loro per rendere esplicito cosa è emerso e per rivolgersi sia al governo sia al commissario per attivare anche un confronto, un tavolo che veda di risolvere i problemi che oggi non sono risolti.